approfondire il metodo montessoriano non solo in classe ma anche attraverso il cinema. Circa 100 alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Cassino hanno affollato il Teatro Manzoni per la proiezione del film Maria Montessori, la Nouvelle Femme. Il motivo di questa iniziativa nasce tra i banchi di scuola, abbiamo trattato l'asilo nido, la legge 1044 e non solo questo, anche i vari tipi di asilo nido, tra questi quelli montessoriani, ed è venuto fuori proprio la passione tra i banchi di scuola di Maria Montessori, della grande pedagogista, della grande educatrice, e quindi abbiamo cercato di fare un lavoro tra dibattiti, attività laboratoriali, non solo, andremo verso Roma a visitare un asilo montessoriano e oggi siamo qui a vedere la Nouvelle Femme di Maria Montessori, della grande pedagogista, in quanto tratta non solo il tema del femminismo, ma anche della disabilità, dell'inclusione. In classe le ragazze del quinto anno hanno trattato la pedagogia montessoriana attraverso dibattiti, ricerche ed attività cartellonistica sulla grande educatrice. La Nouvelle Femme ci ha mostrato quanto sia importante il ruolo della donna nell'educazione e nel sociale. Ci ha ispirato a pensare al nostro futuro come operatrici sociosanitarie, dove avremo la responsabilità di assistere e sopportare le persone con rispetto, seguendo i principi dell'inclusione e dell'empatia. Il film ci ha fatto riflettere sull'importanza di rispettare l'individualità e la forza delle persone, proprio come ci insegna il metodo Montessori. Come futuri professionisti nel settore sociosanitario, ci ispira a lavorare con empatia e a promuovere l'autonomia di chi assisteremo. Un metodo centrato sull'autonomia e sul rispetto dei ritmi individuali, competenze che permetteranno agli studenti di diventare punti di riferimento nel sociale. Questo evento è stato organizzato grazie alla preside Maria Venuti dell'indirizzo servizi sociosanitari, proprio perché è la base del nostro indirizzo. La pedagogia montessoriana viene fatta studiare ai nostri studenti non solo per quanto riguarda l'intervento con i bambini, ma anche nel sociale, anche con gli anziani e con le persone bisognose.